bellissima armata di AY. Oggi, per la prima volta, invece di creare un oggetto di design, ne aggiusteremo uno. Ho trovato questa piccola, povera sedia abbandonata nel mezzo della strada e ho deciso che è il caso di provare ad aggiustarla. Solitamente non firmo affatto questo genere di cose, me le aggiusto da sola e me le metto a casa mia, ma l'altro giorno camminavo per Yafo e nel mio negozio preferito vintage l'ho vista lì e ho capito che era una sedia famosissima. Cioè, la mia sedia è famosa. Così ho pensato, forse anche voi avete a casa un oggetto che ormai è distrutto e quindi non c'è più modo di nascondere e mimetizzare tutte le sue distruzioni, graffi e schifezze che ci sono sopra. O magari invece volete andare a un negozio vintage, trovate una sedia bellissima ma che non è in ottima qualità e invece così scopriamo che possiamo aggiustarla invece di dover spendere $1 milione per comprarla nuova. Cominciamo dando un'occhiata allo stato della sedia. I pezzetti di pelle ormai sono praticamente disintegrati e quindi bisogna cambiare l'intera copertura della sedia. Devo dire che però la seduta e i braccioli sono in ottime condizioni, quindi sì, dobbiamo rivestirla, ma il metallo è in buone condizioni. Altrimenti potete completamente spruzzarla con una bomboletta spray, cambiare il colore, farla nera, farla di qualsiasi colore, dopo averla smontata dal tessuto. Ok, a questo punto ho deciso che la discostruirò. Come si dice? Che la smonto. La smonto più tardi con calma, ma la cosa importante adesso era solo scoprire cosa c'è all'interno così che posso andare a comprarlo prima che chiudere i negozi. Quindi ho fatto un piccolo taglietto e ho scoperto che all'interno c'è un'imbottitura piccolissima e leggerissima, quindi andrò a comprare questo e ci vediamo tra poco. Ragazzi, vi ricordo che lo scopo di questo tutorial è creare una strategia per cui potete rivestire qualsiasi genere di poltrona o sedia che avete a casa. Quindi smontate la sedia che avete e copiate il tessuto. In questo caso era tessuto, rinvestimento pesante che è questo nero e l'imbottitura leggera. Adesso forniamoci di un po' di pazienza e cominciamo a smontare l'intera sedia. In realtà è importante ricordarsi come l'abbiamo smontata, così da poter fare lo stesso processo al contrario quando invece la vogliamo rimontare. In questo modo sarà semplicissimo praticamente renderla identica ma nuova. Smontiamo di tutto, togliamo tutte le viti, meno male che sto filmando così poi posso controllare cos'è che ho fatto e lo posso ricopiare, e pian piano togliamo tutte le parti in metallo. Cosa ho scoperto dopo averla smontata è che in realtà all'interno della pelle, quindi dentro la piega, è pieno di piccole viti. Ho chiesto al mio ragazzo di venire a salvarmi e in soccorso perché ce n'erano davvero troppe e abbiamo smontato via l'intera struttura metallica. Yeah! Ok ragazzi, pazzesco, perché praticamente abbiamo un figurino da copiare identico sul tessuto. Praticamente potete usare questa tecnica anche per un divano, semplicemente trovare il modo per sfilare via l'intero vestito e rifarlo con il nuovo tessuto, perché semplicemente lo poggiamo sul tessuto, lo ricalchiamo e lo facciamo identico. Ed eccomi qui per la prima volta senza nessun tipo di calcolo matematico a scervellarmi. Invece vi basta ricopiare l'intera struttura. Lo facciamo aggiungendo però 2 cm sulla parte superiore e bassa, posteriore si dice, non lo so, così da fare in modo che questa parte qui si può ripiegare, come vedete qui nell'originale, per chiudere il sopra e il sotto della sedia. Oh yeah! Sono risparmiata tipo 23 errori che di solito faccio. Adesso che abbiamo fatto la parte dietro della sedia che vogliamo fare, possiamo fare la stessa identica cosa per la parte interna, quindi questo pezzo di nero che è più pesante e più rigido, e per la parte davanti della sedia. Poi lo faremo anche per l'imbottitura che vogliamo mettere all'interno, leggermente più sottile perché la vogliamo all'interno delle cuciture, e tagliamo via tutto. Abbiamo completato la missione panino ripieno e adesso abbiamo 4 strati che dobbiamo intirare tra l'uno e l'altro e poi cucirli. Sì, l'imbottitura è leggermente più piccola del resto del tessuto e la ragione è semplicemente che sto copiando esattamente l'originale e così era lì. Adesso, anche per fare tutte le piccole righette, metterò l'originale sopra, segno dove farle e vado a cucire dritto. Ragazzi, niente creatività, copiamo quello e esce fuori perfetto. Vado prima a cucire la parte alta della sedia, quindi vedete, lo piego su se stesso catturando all'interno i 3 strati di tessuto, la cuciamo tutta per dritto e poi adesso possiamo mettere all'interno l'imbottitura e chiuderla dalla parte opposta, esattamente come un panino. Per fare le pieghette vedete che ricopre esattamente il segno di dove c'erano le righe originali, metto uno spillo a destra e uno a sinistra e adesso, seguendo queste sfilature, andrò a segnarli con un gessetto. Esatto ragazzi, lo seguo identico all'originale. Yeah!
usiamo la famosissima regola del non c'ho righello, vi basta un libro, e segniamo le righe che poi andiamo a cucire dritto per dritto, semplicissimo. Dovete semplicemente ripetere lo stesso passaggio più volte. Ok, sta venendo fuori fighissimo, si vede tutta quanta la texture. Ci mancano soltanto le cuciture laterali, che faremo un centimetro e mezzo interne confronto a... interno in confronto all'esterno. Mi sarei potuta comprare questo pezzo di plastica a pochi centesimi, ma sono una tirchiaccia, poveraccia, ed ecco quindi che me li strappo dalla vecchia sedia e li vado a mettere sulla cucitura esterna esattamente come l'originale. Poi andrò a infilare il nuovo tessuto dentro le viti che abbiamo svitato la prima volta, qui mi faccio aiutare per infilarle bene all'interno, ed eccola qui! Attacchiamo anche tutti i pezzi metallici per catturare il tessuto all'interno e praticamente, ragazzi, il lavoro è fatto! Ragazzi, la sedia è finita e sono super esaltata perché mi sono resa conto che si possono comprare pezzi di arredamento in negozi vintage o a mercatini per tipo 10, 20, 30 euro e aggiustarli con pochissimi euro. Basta smontare il coperchio o il tessuto, ricopiarlo e si può rifare tutto quanto da capo, ed è facilissimo perché avete una base da ricopiare. Quindi si tratta di un po' più di shopping di vintage. Prima di mostrarvi il risultato, però, non dimenticate di iscrivervi. E sì, settimana prossima esce finalmente la poltroncina Pasha, che me la stanno chiedendo tutti, e l'ho finita. E settimana prossima non c'è dubbio che la pubblico. Prendiamo qualche istante a vedere quanto faceva schifo questa sedia prima, così da vedere la trasformazione.